Un saluto a tutti. Stamattina a Lampedusa abbiamo dedicato con l'assessore alla salute alcune ore per far sentire la vicinanza all'amministrazione comunale e agli operatori turistici. Nello spazio di qualche ora, stanotte, sono arrivate centinaia e centinaia di persone immigrate con decine e decine di barche, di barconi. Un dramma nel dramma, in un'isola che con difficoltà tenta di rialzarsi dopo l'epidemia. Siamo in una condizione di emergenza, un'emergenza che è sociale, che è economica e che rischia di diventare anche un'emergenza sanitaria. Per fortuna è intervenuto il sistema sanitario regionale. Metteremo già da lunedì l'amministrazione nelle condizioni di poter effettuare i test per verificare la positività al Covid-19 e però chiediamo allo Stato di essere presente. Non può pensare il governo centrale di scaricare sui prefetti, sui sindaci, sulla regione siciliana il peso di un dramma umano che rischia di allargarsi e di creare tensione con le popolazioni locali. Gli operatori turistici sono preoccupati perché non vogliono far passare un messaggio negativo. Per fortuna finora abbiamo tenuto divise le aree interessate agli sbarchi con le aree a vocazione turistica. E però chiediamo risposta al Presidente Conte. Da 15 giorni abbiamo deliberato come governo la dichiarazione dello stato di calamità e abbiamo chiesto a Roma di dichiarare lo stato di emergenza. Ce lo hanno chiesto le forze sociali, le forze politiche, l'amministrazione, il Consiglio Comunale tutto. E da Roma ancora arriva un assordante silenzio. Lampedusa è soltanto il paradigma di una realtà che coinvolge anche altri comuni dell'isola, altre fasce costiere, a cominciare dall'Agrigentino, da Porto Empedocle. Siamo stati all'hotspot su 195 posti disponibili e omologati, ci sono circa 700 migranti. Non è possibile tutto questo, non è possibile. Roma si svegli. E svegli e faccia svegliare l'Europa. Si svegli Roma, non consideri ancora la Sicilia periferia, non lo faccia più, le nostre esigenze sono ben altre, non mettiamo a dura prova la pazienza della nostra gente. Ecco perché stamattina abbiamo voluto, da Presidente della Regione con l'Assessore alla Salute, testimoniare questa presenza e questa vicinanza e dire a tutti tranquilli perché la musica cambierà. Ma davvero vorrà cambiare la musica? Lo chiediamo al Presidente Conte e sarebbe bello se il Premier decidesse di venire in Sicilia e a Lampedusa per rendersi personalmente conto di quanto sia grave e difficile la condizione di chi in questa isola ci vive tutto l'anno e vuole continuarci a vivere con i propri figli e con i propri nipoti. Ma bisogna cambiare, e bisogna cambiare indirizzo e strategia. Noi ci siamo e abbiamo anche immaginato con l'assessore e con il sindaco di creare una piccola struttura ospedaliera. Pensiamo di farla entro qualche mese. Qui diventerebbe essenziale per evitare la spola con gli ospedali di Palermo o di Agrigento, anche per patologie non particolarmente importanti. Insomma, la buona volontà del governo regionale non manca, serve quella romana che vada al di là dell'ordinario, perché qui nel Mediterraneo, con gli sbarchi a decine e a decine, con l'arrivo di centinaia, con l'arrivo di migliaia di migranti, di disperati, la situazione non è normale e non può essere gestita nella normalità. Nel frattempo quest'isola sogna un futuro fatto di turismo, fatto di ricchezza per eliminare le diseguaglianze,
per restituire speranza a chi invece l'ha persa e pensa di dover emigrare e lasciare anche questo meraviglioso lembo di terra.